Buongiorno amici, terza puntata di Vita Longeva, sempre sul canale di Pisa News. Oggi dovevo fare delle polpette. Faccio delle polpette un po' particolari perché ho usato dei ceci neri che io ho scoperto da poco, per cui penso che come me ci siano tante persone che non li conoscano. Tanti li conoscono, ma tanti altri no. Per cui ho fatto questo impasto e le polpette che di solito io propongo sono senza glutine e senza anche uova, perché io non amo particolarmente il sapore delle uova nelle polpette. Cosa utilizzo come legante? Utilizzo i semi di lino tritati oppure la farina di semi. In questo caso ho già della farina di semi di lino tritati. Io non faccio altro che mescolare poi le polpette con delle spezie. Io uso delle spezie per il colon, per cui uso il coriandolo, uso del cumino. Poi posso usare dei semi di finocchio, ma oggi il seme di finocchio sarebbe stato un po' troppo dolce in questa ricetta. Per cui diciamo che ho mescolato del broccolo e poi ho usato anche delle rape. Delle rape e delle bietole strizzate, per cui poi diventa un composto così, che non è morbidissimo, non è nemmeno troppo liquido, per cui diciamo che è una giusta via di mezzo che poi andrò ad impanare con una panatura che faccio con dei semi tritati, semi di lino, semi di girasole, semi di zucca, semi di sesamo e poi oggi ho messo anche dei pistacchi. Diciamo che io invento sempre, dipende cosa ho i pacchettini avanzati. Diciamo che l'importante è che mi faccia una panatura grossolana che trito con un tritatutto, quello della macina caffè che utilizzo solo per le spezie. Per cui, allora, mi raccomando, il passaggio fondamentale per le polpette, quelle che non hanno patate all'interno, che non hanno nemmeno le uova, è che avranno una consistenza abbastanza morbida e per cui bisogna che si prendano con il cucchiaio e si fanno delle palline con il cucchiaio. A questo punto si vanno a mettere all'interno della frutta secca tritata, i semi, quelli che volete. E non si fa altro che cospargerla in modo che non diventano più appiccicose. Allora, a questo punto le polpette sono pronte. Io ho aggiunto nella panatura particolari semi che contengono omega 3, perché comunque non mettendo all'interno né uova né latticini, gli diamo delle sostanze nutritive in più aggiungendo dei semi della frutta secca, come può essere le noci, come possono essere i pistacchi, le mandorle. Per cui questa diventa una polpetta completa, per cui mi raccomando, non mescolate legumi con le patate, mescolate solamente legumi con verdure. Ciao!